ragazzi, adesso siamo arrivati al lotto numero 6, che è quello più grande, quello che praticamente, diciamo, a livello di volume occupa veramente tanto spazio e dovrò spedirlo con un imballo molto grande. Quindi partiamo dal primo pezzo, che è quello più semplice da mostrare, la stamp platform di T-Balls. Praticamente anche questa nuova, ancora imballata, cioè ancora col suo imballo, vi faccio vedere in che stato è. Allora, questa nei vari siti nuova costa una trentina di euro. Io mi ricordo che all'epoca invece la pagai molto di più. Adesso su Craftelier è in offerta, ma io mi ricordo la pagai una quarantina di euro. Adesso insomma costa un po' di meno, però l'ho pagata a quel prezzo. Allora, questa è la piattaforma a cui nelle calamite io ho inserito questo scotch. Che se volete ve lo tolgo, era molto comodo perché in questo modo si prendeva meglio, però insomma lo posso togliere perché così diventa insomma più originale e ci tolgo anche l'adesività, e questo vabbè, sapete serve per timbrare, questo serve per reggere la carta e quindi è praticamente nuova, con il suo imballo e eccetera eccetera, e lo rimettiamo dentro a posto. Ora, associato a questa piattaforma di stampa, c'è un'infinità, centinaia centinaia di timbri. Allora, iniziamo prima con i timbri, insomma, che hanno un valore superiore a tutti, perché sono i timbri nuovi, nuovi di Sheena Davis, sì, di Sheena Davis, Douglas, non Davis, Davis è quella di Crafter Companion, no? Vabbè, Sheena Douglas. Allora, questi praticamente sono timbri che hanno un valore sul mercato piuttosto elevato, perché sono timbri che si usano per la pittura. Nel senso che se voi andate sul web e cercate insomma praticamente questo nome, Sheena Douglas, appariranno tantissimi tutorial su come mettere il colore sul pennello e poi una volta sulla timbrata colorarli in modo da dare queste sfumature, cioè un colore più scuro verso l'esterno, un colore più chiaro. Sono diciamo dei timbri particolari perché si usano con questo sistema e sulle diciamo, le varie carte c'è qualche indicazione su come fare la pennellata, per cui una volta timbrata e fatta la base voi dovete lavorarci sopra, insomma, con i pennelli. È una cosa molto particolare e sono dei prodotti anche che hanno un costo piuttosto elevato, e come vedete sono perfettamente nuovi, veramente nuovi. Sono tutti sui fiori o sulle cose, ecco, natalizie, forse, ecco, questo forse ho usato per Natale. Però guardate, sono praticamente nuovi questi e anche questi. Sempre sul nero si usano. Guardate, questi sono proprio bianchi, tulipani. E si usano proprio per una decorazione, anche la scritta del fiore, una decorazione floreale, però vanno poi dipinti. Questi sono nuovi e hanno un valore piuttosto elevato, e sono due quadernini. Naturalmente ve li lascio così nei quaderni. Con insomma vi lascio insomma con la loro custodia, perché questi sono diciamo pregiati e quindi vanno inseriti, ve li inserisco in questo modo. Allora continuiamo con un altro raccoglitore, in questo caso un raccoglitore bianco un po' grande, con dei timbri vari collezionati in tanti anni. Alcuni vengono dall'Inghilterra e l'ho montato tutti io perché non nuovi completamente. Guardate, sono puliti, ma erano proprio ancora nella loro custodia, perché in Inghilterra si usa venderli questi sfogli piccoli e poi montarli sulla, diciamo, sulla base da soli. Quindi guardate, sono nuovi, sono centinaia. Ci sono orsetti, castelli, decorazione floreale, natalizie, scritte, carte, e questo l'ho finito qua, ma è un'altra collezione, ali di angelo, sempre questi che veramente non ho mai usati, e scritte di ogni tipo in inglese,
e questi, anche questi sono nuovi, vengono tutti dall'Inghilterra. Li comprai nel corso degli anni quando compravo ancora nel Regno Unito, adesso non lo faccio più. Questi sono di gomma, mi ricordo questa l'ho usata per la festa di mio figlio, e queste sono cose natalizie, però per lo più sono, guardate, completamente puliti, dunque sono nuovi. Allora, e anche questa è una pagina di uccelli, ci sono Natale, fiori, ricorrenze, compleanni, la spilla da balia per gli appena nati, farfalle, cuori, stelle, lune, qua ce ne perdiamo anche uno, cuoricini, questo mi è caduto un altro da qualche parte, ma lo rimettiamo, e queste sono delle cose che io non ho mai utilizzato, ma mi sono venute praticamente da una signora, sono chiari, e dunque qua, se vedete bene, mai usati. Questo qua è una signorina Belle Époque, e c'è una carrozza vintage, ci sono delle decorazioni, delle campane natalizie come in questo caso, e queste sono invece signorine Belle Époque. Guardate, forse con questa pagina non vi riesci di vedere, vediamo un po' se riesco a avere qualcosa di scuro. Così, ecco, un po' meglio, così un po' meglio. Queste signorine, guardate, queste signorine Belle Époque, questo è nuovo, ma sono sempre figure Belle Époque. Queste idem, queste le ho comprate così, ma io non le ho mai usate, le ho usate la signora inglese che me le ha cedute. Guardate, queste me le ricordo bene, una signora anziana che me le aveva vendute, perché lei non le utilizzava più. E io però non l'ho mai utilizzata. Queste sono donnine, tipo Belle Époque, no, Belle Époque, tipo quelle americane, con le curve, insomma, con le scritte, glamour, eccetera, vabbè. E possono trovare un'applicazione. Naturalmente i timbri li lascio così come sono, con il loro album, perché insomma sennò sono difficili da trasportare. E questo è un imballo, come dicevo, un po' piuttosto grande, e questi due li mettiamo, questi avanzano, ecco. E quindi questo è il raccoglitore, un raccoglitore grande, ma non è finita qua, ok. Questo è il raccoglitore grande, mettiamo su cucina Douglas. Poi accessori, voi per attaccare i vostri timbri avete bisogno delle basi, eccole qua, grandi, piccole, queste ancora più piccoline, guardate quante sono, questo e questo, insomma, e queste ve le lascio nella scatolina così poi li imballerò. Sono le basi per timbrare. Poi un'altra bustina di queste rose, eccetera, ma queste sono in più. Allora, andiamo avanti con altri due raccoglitori. Naturalmente anche in questo caso vi lascerò anche i raccoglitori, che sono il numero, guardate, c'è anche il numero 19 e 20, questo vi fa capire quanti timbri ho comprato nel tempo, e quindi questi ve li cedo anche i raccoglitori, perché così sapete dove metterli. E qua c'è ancora spazio, potete aggiungerne tantissimi e sistemarli, quelli che ora vi farò vedere che ancora non hanno una sistemazione. Allora, questi sono nuovi, sempre inglesi, con gli elefantini, guardate, per cui l'elefante che imbuca le lettere, altri elefantini scritti in inglese, un alieno, fa parte della nozione che c'è dopo, elefantini che augurano un buon Natale, con le cornine, guardate. Se qualcosa si stacca, come vedete questo ancora non appiccica, basta metterci un filo di biadesivo, anche grande, o di io ho usato insomma un biadesivo che si usa in ferramenta per ricoprire cassetti, potete utilizzare direttamente quello, attaccarlo col biadesivo. E sempre gli elefantini, il nostro elefantino orsetto, sempre con gli auguri di Natale. Cane, cagnolini, farfalle, palloncini, mucca, questi sono nuovi, ragazze, cioè li ho montati però mai usati. E queste invece, infatti si stanno un po' staccando perché l'adesivo non regge, ma basta munirsi di nastro biadesivo e rimettercelo dietro e funziona tutto. Questo lo mettiamo qua, ecco, adesso questo si incolla, e li usate poi con le basi che vi ho fatto vedere. Questo è il nostro omino che va nello spazio, la macchina, eccetera, e questo vi tenete il raccoglitore perché vi serve per poi per mettercene altri.
perché altri non hanno trovato posto, e poi ve li sistemate come più vi aggrada. Altro raccoglitore, eccolo qua, il numero 20, e con sempre timbri simili. Però stavolta ci sono delle bamboline, delle cose che celebrano, ecco, sempre funghi, fate, frasi in inglese, guardate bello. Questi della piccola principessa sono proprio carini, guardate qua, Angelica, rubber stamp set, perché in Inghilterra li vendono così poi da montare, perché hanno evidentemente tanta pazienza, però anche questi sono nuovi. Ecco qua il nostro Natale, e il nostro orso, Babbo Natale, scritto in inglese, e l'orsetto, con questo è primaverile, l'orsetto, sempre nuovi, questi sono tutti nuovi, mai usati. Altra bambina che fa tipo la fatina, eccola qua, ecco tutto il suo set. Altra fatina, questo lo mettiamo a posto, con fiori che possono essere usati per decorare altri fogli, la fatina ancora, e poi ecco, questi sono, che carina, queste sono sempre figure natalizie, dunque c'è l'igloo, c'è il personaggio, la bambolina, i pinguini, queste non hanno la copertina, non so perché, bambini, immagini di bambini, sono molto carine anche queste, trovano parecchio, qualcosa si sta staccando, parecchio utilizzo. Natale, alberi, pattini, regali, frasi di Natale, Pasqua, coniglietti, gattini, ricci, tutti gli animaletti, scritte di Natale di tutti ogni tipo e di auguri, e questi ultimi così. Però qua ecco, potete continuare e riempirlo con, ecco mi perdo i pezzi, con altri decori. Se qualcosa si stacca, aggiungete il nastro biadesivo. Ok, e questi sono i raccoglitori 19 e 20. Ok, ultimo pacco, ma non meno importante, sono questi che però io non ho sistemato, non avevo sistemato, ma magari vi do questo contenitore di plastica, però sono già, vanno bene il raccoglitore d'anelli. Allora, sempre tutti nuovi, mai usati, c'è questo coniglietto, coniglietto, guardate che carino, e questi sono nuovi, ho la scritta Noel, cioè Natale, è un coniglietto. Poi ci sta quest'altro coniglietto, sempre per gli auguri di Natale, sempre, come vedete, nuovi, completamente nuovi, sempre rubber stamp. Poi ci sono i coniglietti che si sposano, e dunque sempre nuovi, guardate tutte le decorazioni per il matrimonio. Poi ci sono gli orsetti con il cottage, questi sono in Inghilterra, sono molto popolari, con tutte queste linee. Poi questi sono i topini con la scarpetta, questi sono proprio carini, mi sembrano quelli di Alice, sì, Alice nel Paese delle Meraviglie, e sono tutti topini scritte in inglese. Questi sono elfi, guardate che carini, e sono nuovi, sono anche grandi, questi sono molto carini. Poi abbiamo qua, abbiamo il bambino natalizio, sempre una collezione invernale con le scritte, le cose di Natale. Poi continuiamo qua, questi sempre sono altre marche famose, nuovi, guardate, sono nuovi. Sono un fiore con tutte queste decorazioni interne e un cuoricino. Guardate che belli, sono due e li lasciamo nella sua custodia. Poi abbiamo, questa è la marca, è questa qua, paulapascal.com. Anche questi sono decorazioni floreali e fiocchi di neve mai usati, come vedete sono nuovi. Anche questi sono nuovi, sono fiori e foglie, guardate che belli, bella gomma, bella pesante, questi sono di ottima qualità, sono ancora imballati. Poi abbiamo ancora i nostri coniglietti che si sposano, un altro tipo. Poi non c'è la copertina, il coniglietto che arriva, la cicogna che porta il coniglietto, e con tutte le cose delle nascite, e il coniglietto che gioca, la paperella, i cubi, eccetera, è sempre la collezione di paperelle. Quella è la collezione di prima, che è Earth of Collection, sempre fiori, sempre nuovi, guardate, uno e due, questi vanno insieme, e sono nuovi, come potete vedere, e questi vanno insieme. Questi sono mongolfiere scritte, normali, niente di che. Qui ci abbiamo scritte piccoline, ah ok,
con Giorno del Valentino, rose, love, eccetera, mai usati. Poi abbiamo questi insomma con dei fiori, insomma degli alberelli. Poi abbiamo banana frog, mai usati, sono fiori, cose particolari, e qui sempre quella, l'altra stessa serie di prima, quelle decorazioni con floreal di Paola Pascal. E questi che sono carini, questi qua, guardate, questi sono proprio carini. Ci abbiamo un coniglietto, un orsetto, e questi sono simili, piccolini, guardate, sono carini, e un orsacchiotto. E qua invece ci abbiamo questo, sempre clear stamp, quelli trasparenti che non hanno bisogno di essere montati, e con un orsetto, e sono dunque personaggini piccolini. Non abbiamo finito. Poi qua ci abbiamo, sono tanti, un alce e un uccello e un gufo. Questo è nuovo, questo solo mi sembra usato, ma non me lo ricordo, insomma l'ho usato, evidentemente l'ho provato, e questo è nuovo, per cui sono un cervo, un uccello e un gufo. Poi ci abbiamo sempre queste scritte, che carino, queste scritte con questi fiori mai usati, sono nuovi, con tutte queste scritte, qualcosa di floreale e sempre mai usati, come praticamente i fiocchi di neve. E poi questi mi piacciono tanto. Allora, questi qua sono nuovi, guardate, c'è sempre questo che è un fiore, ma questi sono bellissimi, con le scritte dietro, fanno un figurone incredibile. Gli orsetti, che sono simili a quelli di prima, sono Do Craft, infatti sono di buona marca, questi uguali a quelli di prima, ma li mettiamo insieme. E questo uccello, guardate, è carino, va bene, va insieme a questo. Woodward, questo è Woodward, anche questo è di marca. Questo è un altro uccellino, che poi lo metto nella bustina. Questo va insieme agli altri, non lo spetto, ma li metto insieme agli altri. E queste sono scritte montage, sono tutte scritte augurali nuovo. Allora, questi vanno tutti insieme, questi. Allora, dicevo prima che mi si scaricasse la batteria, queste sono scritte, questi sono, vanno insieme, ok? Questi vanno insieme, metterei questi qui carini insieme agli altri, perché questi sono tutti della stessa marca, sono tutti, guardate, Do Craft, che è una marca ottima, questi qua, vediamo, anche questi, sì, sono tutti Do Craft, anche dunque, quindi li mettiamo tutti insieme, ok? E poi manca uno, poi abbiamo finito. Banana Frog, sempre la stessa marca di quelli di prima, con decorazioni strisce, insomma cose normali. Allora, io queste ve le lascio direttamente in questa scatola di plastica, perché almeno si rimangono protetti, e poi ci penserete voi a dargli una casa. Secondo me potreste anche fare i buchi in orizzontale e mettere gli altri raccoglitori, qualcosa, perché almeno c'è spazio, o se no le lasciate anche così. Vediamo se come è meglio, mettiamole un po' d'altra parte. Ecco, questa è praticamente piena, questa è una scatola piena, poi magari la chiudo in superficie. E questa è tutta la scatola, dunque questa scatola, questa con le basi e la piattaforma di Tmall's, due raccoglitori, più questo grande e questi di Shina Douglas, il prezzo è 100 euro. 100 euro, questo è il prezzo di questo lotto, perché è veramente tanta roba, sono centinaia di timbri, alcuni per lo più insomma mai usati. E con questo il lotto numero 6 è terminato, insomma abbiamo finito di mostrarvelo tutto, adesso lo preparo e lo rimballo. Grazie per avermi seguito, ci vediamo con il prossimo lotto, ciao!